Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in questo bel nostro chiostro, no? Perché non c'è nessuno che possa disconoscere che è una location molto bella, molto favorevole alla presentazione dei libri e comunque alle attività culturali. Allora, benvenuto Riccardo Cristiano, il suo editore. Il nome? Marco Marchese. Ah, Marco Marchese, sì. Benvenuti, siamo onorati di avervi con noi e siamo felici di ospitare la presentazione di questo libro, La compagnia del lupo e la 40ª porta. Quindi benvenuti a San Lucido. Io porto i saluti di tutta la mia amministrazione, in primis del sindaco che doveva essere qua, però ovviamente, come potete immaginare, i sindaci hanno un po', no, diverse occupazioni. E quindi vi porto, insomma, i suoi saluti e di tutta l'amministrazione. Siamo contenti di essere qua. Il libro è un libro che io ho gradito, anche se per dire la verità l'ho dovuto leggere un pochino di fretta, perché stiamo facendo una serie di presentazioni e quindi questa rassegna un po' ci sta prendendo, quindi dobbiamo accelerare i tempi. E comunque a me piace tantissimo che siano supportati i giovani autori e i giovani editori, perché siete il presente, non solo il futuro, come si dice di solito, della Calabria. E io penso che il nostro sud abbia bisogno di essere stimolato su questo piano. La Calabria, per dire la verità, è stata sempre la culla della cultura e lo sappiamo. Magna Grecia, patria di tantissimi uomini colti, forse la Calabria è tra le terre, tra le regioni d'Italia, quelle più ricche da questo punto di vista. Però dalle ultime statistiche risulta che sul piano della lettura i giovani, perché sono quelli che vengono più che altro saggiati, no? Quando si fanno le statistiche, non amano molto leggere, o perlomeno c'è una percentuale bassa di lettori. E io penso che la lettura vada promossa, perché la lettura è alla base ovviamente della cultura, insomma, di tutta l'attività culturale. Per cui ho tenuto particolarmente a portare avanti questa rassegna letteraria che porteremo avanti poi durante tutto l'anno, e mi piace anche che ci sia anche questa diversità di generi nelle presentazioni che condividiamo con la comunità. Questo libro è un libro del genere fantasy, quindi che attrae di solito soprattutto i lettori giovani, no? E quindi questo è bello, perché ovviamente bisogna pure interessarli i giovani, interessarli e anche un po' essere concorrenti di quello che è, no, la tensione del mondo di oggi verso la superficialità, verso no, il mancato, il disimpegno, verso l'immagine più che l'impegno della lettura. Quindi genere fantasy che ben venga, perché è sicuramente molto molto carino, molto interessante, molto accattivante da leggere, no? Perché questa fantasia che viene portata all'apice è veramente, insomma, qualcosa che può stimolare, che stimola molto alla lettura. Ed il libro è bello anche perché, insomma, oltre alla storia avvincente, ovviamente, che c'è, con delle situazioni anche particolari, ma è bello soprattutto per due cose. Innanzitutto perché c'è una storia di amicizia profonda, che è quello dei sentimenti, è un campo importante, perché il campo valoriale, io penso che, insomma, i valori vadano sostenuti dalla cultura, e questo è bello, insomma, che ci sia appunto una riflessione sul valore dell'amicizia. E poi anche la bellezza di mettere in risalto quanto sia meravigliosa la nostra terra. Allora, noi calabresi dobbiamo essere, sicuramente siamo orgogliosi di quello che abbiamo, della nostra natura, siamo orgogliosi di
di appartenere a questa terra, questo è fondamentale per la nostra formazione. È importante avere questo orgoglio delle proprie radici, perché poi è quello che spinge a descrivere quanto è bella, no? la nostra terra. E questo nel libro c'è la descrizione di tutti i territori della Lametino, insomma, e comunque di vari punti della Calabria, ed è bello leggere, anche perché quando si legge della descrizione di questi luoghi, allora noi un po' ci medesimiamo, perché diciamo che la Calabria si somiglia un po' in tutti i suoi luoghi, e quindi ci ritroviamo anche noi a condividere, a immedesimarci nei personaggi che vivono i luoghi altri luoghi della Calabria, anche se non sono quelli che viviamo quotidianamente. Quindi io penso che sia da sostenere questo libro, anche perché è scritto molto bene. È molto bello lo stile, è semplice e nello stesso tempo molto avvincente, quindi va sostenuto questo libro, quindi io mi sento di proporne la lettura, l'acquisto e la lettura, perché può essere, insomma, un punto in più nella nostra formazione di lettori e di persone che vogliono addentrarsi nel campo della cultura. E io mi fermo qui, perché poi ci soffermeremo molto su quello che ci direte voi, quindi ci piacerà ascoltare. E prima però passo la parola a Deborah. Grazie. Buonasera e benvenuti a questa bellissima presentazione con Riccardo Cristiano e Marco Marchese. Questo libro è molto particolare. Floriana accennava al discorso dell'amicizia, un'amicizia forte. Mi devo forse girare di qua, perché sennò non... Una forte amicizia e un segreto che il protagonista, che si chiama Riccardo, condivide solo con le persone più care, le persone più fidate. Riccardo ha ereditato un dono dal nonno, e questo dono parte da una ricerca di sé per difendere le cose più care. Da questo libro emerge il fatto che ognuno di noi è speciale, ha una particolarità che lo rende unico. E proprio questa varietà di persone ci arricchisce e crea dei legami molto molto forti. La cosa ancora più bella del tuo libro, al di là della storia che è avvincente e appassionante, è il fatto che è un archeo fantasy ambientato in Calabria. Quindi ti vai a soffermare nelle montagne di Lamezia Terme, tutta quella zona lì, e fai scoprire tante curiosità, tante caratteristiche che magari a volte ci sfuggono, no? Quindi è un viaggio nel viaggio. Noi entriamo all'interno di questa storia, nelle vicende di Riccardo, e ci troviamo a viaggiare a Lamezia e tutti i suoi dintorni. E quello che ti volevo chiedere, e poi ti faccio questa domanda e poi passo la parola a Marco: cosa ti ha ispirato a raccontare il legame speciale che c'è fra Riccardo e i suoi amici? Allora, innanzitutto mi preme ringraziare ovviamente l'associazione Onda d'Urto e il comune di San Lucido, nella persona ovviamente dell'assessore, per l'ospitalità, perché delle iniziative come queste sono belle, soprattutto per chi viene invitato a raccontare non soltanto una storia che è presente in un libro, ma anche perché comunque si valorizzano gli autori calabresi, lo dicevate voi prima, si valorizza il territorio stesso, perché il territorio ha delle storie. Io ho raccontato in questo libro alcune storie e ne aggiungerò sicuramente delle altre nei volumi che verranno, perché questa è una trilogia. E la domanda è interessante, perché effettivamente il legame dell'amicizia di questa compagnia che si forma casualmente è data dalla ricerca di questa 40ª porta, però la 40ª porta alla fine diviene un pretesto, perché ad esempio Riccardo è amico di Fabio poi gli viene in mente un altro amico, e quindi si formano questa compagnia di persone apparentemente improbabili, che però hanno un
legame, ma il legame non è solo l'amicizia, il legame è la difesa proprio dell'ideale di difesa del territorio, del valore stesso della natura, del valore stesso delle cose che alle volte vengono depredate, alle volte vengono date per scontate. Loro decidono di imbarcarsi in questa avventura perché hanno questa sensazione, ovvero che loro possono fare la differenza, quella che poi ognuno di noi può fare, cioè se non ci mettono loro l'impegno, qualcun altro non lo farà o addirittura farà di peggio, che è la cosa che li preoccupa di più. Si ritrovano ovviamente a vivere momenti di convivialità a tavola piuttosto che quando vivono un'avventura, ma di certo si sostengono l'uno con l'altro. Ad esempio Fabio dà dei consigli a Riccardo sulla gestione della rabbia, lo stesso lo fa Ilaria quando insegna delle tecniche di meditazione, Luigi fa alle volte il fratello maggiore dando dei consigli. Insomma, ci sono delle personalità che vengono snocciolate in questo libro, ma sono tutte legate da un unico bene, che è quello, diciamo, dell'amicizia. Fine ultimo è quello poi della difesa del bene più grande, che è quello che ci circonda, cioè non dare le cose per scontate, un po' anche come i diritti di oggi che alle volte vengono dati per scontati e poi ci vengono portati via. La stessa cosa vale per il territorio: noi abbiamo un territorio bellissimo che molte volte non valorizziamo, oppure aspettiamo che sia magari un comune o una regione a valorizzare, invece con piccoli gesti, anche come quello che state facendo qui oggi voi, fate la differenza. È quello che poi i protagonisti del libro fanno: loro vogliono fare la differenza mettendoci il loro impegno, rischiando in prima persona, perché sanno che comunque quello che fanno è giusto, qualunque sia, diciamo, il risultato. Io sono ottimista e penso che comunque riusciranno nel loro intento. Grazie. Io non so se Marco vuole intervenire adesso o dopo. Posso intervenire adesso? Ok. Grazie. Allora, io sono contento di essere qua stasera, innanzitutto grazie all'associazione e al municipio che ci ospita in questo fantastico chiostro. E sono stato particolarmente stimolato dal suo intervento prima, no? Perché si parlava di cultura, si parlava di dati, anzi posso offrire alcuni elementi, alcuni spunti proprio, no? Da tecnico, quindi da editore, proprio su questi dati, sulla lettura, no? Allora, i dati purtroppo in Calabria, accoppiati alla Sicilia, non sono particolarmente confortanti. Cioè, gli ultimi dati sulla lettura scattano una fotografia che però ci indica la strada da perseguire. Il dato è questo: nel 2021 soltanto il 20% delle persone, quindi questo è un sondaggio fatto, diciamo, fra tutte le età, al netto delle attività curriculari, solo il 20% delle persone nel 2021 hanno letto un libro. E questo qui è un dato significativo. Al netto dell'attività curriculare significa al netto del fatto che io possa acquistare un libro perché per la mia professione sono obbligato ad aggiornarmi e quindi lo devo acquistare per trarre da quel libro degli elementi. Quindi al netto delle attività curriculari solo il 20%. Questo dato è un dato naturalmente significativo, si legge molto poco e questo qui ha delle conseguenze, delle dirette conseguenze, perché il dato che ci fa da contraltare è il dato della provincia autonoma di Bolzano, ok? L'Italia è lunga e stretta, Bolzano è lontana lontana, però anche la Calabria è vista da Bolzano lontana lontana, quindi è assolutamente democratico questo dato. Nella provincia autonoma di Bolzano il dato si ribalta completamente: al netto delle attività curriculari nel 2021 l'80% delle persone hanno letto almeno un libro, ok? Ora prendiamo questo dato e facciamo un parallelo con alcuni altri dati. Noi notiamo questo: dove naturalmente, dove si legge di più, c'è più evoluzione sociale, civile e più evoluzione anche economica. E noi lo troviamo proprio in parallelo. Tant'è vero che se noi vediamo i dati, diciamo gli indicatori sociali, gli indicatori economici della Calabria e della Sicilia, voglio dire, è una situazione completamente diversa e che si sovrappone perfettamente proprio al dato della lettura. Ma leggere che cosa significa?
Perché poi è questa qui la cosa più importante, no? Perché se nel mondo della scuola noi i libri li infliggiamo, cioè non facciamo una cosa molto saggia, perché se io devo leggere un libro che non mi piace o mi annoia e quindi mi impongono di fare un'esperienza non positiva, non entusiasmante, è chiaro che io non mi avvicinerò mai alla lettura, perché se faccio un'esperienza negativa, perché la devo ripetere? Okay? Allora qui bisogna adottare delle strategie affinché si possano avvicinare più persone alla cultura. C'è un mio amico e anche autore della mia casa editrice, Le Officine Editoriali d'Acleto, casa editrice che è nata poco più di 2 anni fa, nel 2019, e a fine del 2019. Emilio Grimaldi, giornalista e scrittore, lui dice sempre: chi scrive vive due volte. Poi ha un po' raffinato questa cosa, perché lui ne ha scritto 7 di libri. Ho detto: guarda Emilio, forse tu ti sei sbagliato, non vivi due volte, tu hai vissuto almeno 8 volte. Quindi le 7 vite che hai messo nei libri più, voglio dire, la tua che stai vivendo. Poi dopo abbiamo fatto un gradino in più, perché abbiamo detto: beh, se scrivere un libro significa vivere due volte, allora leggere significa vivere molte, molte, molte vite di più. Ok? Perché leggere significa fare dei veri e propri viaggi. Poi, che cosa significa leggere? Magari molti pensano che leggere significa poi dopo sviluppare una capacità che è quella di incominciare a fare citazioni dotte, ricordare dei passaggi dei libri che si sono letti magari anche 20, 30 anni fa, dei riferimenti storici, delle date. Beh, io dico a tutti: tranquilli, niente di tutto questo, perché vedete, io sono uno di quelli che non è assolutamente capace di ricordare date, citazioni e tutto quanto il resto, però so con certezza che ogni volta che ho letto un libro qualcosa mi ha lasciato dentro, e se sono quello che sono, bene o male, è grazie a tutte le esperienze, naturalmente della vita quotidiana, naturalmente della vita fatta magari di studio e tutto quanto il resto, ma all'interno di questa esperienza ci sono anche tutti i libri che ho letto, immancabilmente. Poi ci sono persone che hanno questa capacità un po' più particolare di ricordare i riferimenti storici, le date, i passaggi, le citazioni, eccetera, eccetera, ben venga, però noi siamo esattamente quello che leggiamo. Perché siamo esattamente anche quello che leggiamo? Ma per un motivo molto semplice: la vita di una persona, quello che uno è, non è altro che la strutturazione di tutti gli esempi che uno ha tratto nella propria vita, no? Gli esempi che uno ha tratto fin da piccolo, dai genitori, dai nonni, dalla famiglia, dalla propria cerchia di pari a scuola, dagli insegnanti, poi dopo nel mondo del lavoro, nella cerchia delle amicizie, e fra queste ci sono anche gli esempi che si possono trarre quando uno legge un libro, perché tu lì dentro, in quelle storie, trovi degli esempi, trovi degli spunti. Ecco perché la lettura è assolutamente importante. Come si avvicinano poi dopo, voglio dire, le persone alla lettura? Del mondo della scuola dovrebbero fare delle riflessioni molto ampie, no? Perché imporre i libri e far passare delle cattive esperienze rispetto invece al fatto di far scegliere un libro, e magari dare anche la libertà relazionarsi con questa scelta, perché se io scelgo, come a me è capitato di essere volte, un libro che è palesemente noioso, cioè io a pagina 28 lo chiudo e lo abbandono se non fa per me, cioè se non mi prende prima di pagina 30 il libro finisce chiuso e se ne sta lì, magari può essere ripreso, diciamo, pure in futuro, ma generalmente poi dopo lì resta, ma non perché il libro sia brutto, poi ci sono anche libri brutti, anche libri scritti male, per carità, però ognuno ha un suo genere di riferimento, una sua passione, e questa è una cosa che va cercata. Qui secondo me agli studenti va dato anche la libertà di scelta delle proprie letture e fare delle attività curriculari nella scuola che siano relazionate, elaborate in base a questa libertà di scelta e non l'imposizione, ok?
Perché l'imposizione poi dopo diventa una cattiva esperienza. Per adesso mi fermo qua, poi magari dopo vi posso dire anche delle altre cose, ma non voglio togliere naturalmente il piacere di farvi sentire Riccardo. Vi dico anzi soltanto proprio un accenno di come nasce il libro. Questo libro nasce, a me è piaciuto tantissimo fin da subito, perché rispecchia perfettamente quella che è la linea editoriale della casa editrice. Alla casa editrice io ho voluto dare appunto le officine editoriali da Cleto, quindi questa micro piccola casa editrice che è nata a Cleto, ho voluto dare questa impronta. La linea editoriale è centrata sulla valorizzazione della persona, dei diritti umani e la valorizzazione del territorio. Qui dentro praticamente noi troviamo tutti questi elementi. Poi tecnicamente il libro come è nato? Cioè io e Riccardo abitiamo sotto lo stesso tetto, quindi non abbiamo avuto, come dico sempre, la necessità di darci un appuntamento per discutere del libro, no? Perché di solito uno dice, vabbè, c'è l'autore che manda il famoso manoscritto. Noi continuiamo sempre a chiamarli manoscritti, pure se adesso oggi arrivano via mail, insomma, no? Però sempre di manoscritto si tratta, no? Resta, voglio dire, questa parola romantica di manoscritto. Però diciamo, questo è ancora più particolare, perché la discussione di come è nato questo libro è nato più o meno fra la cucina e il soggiorno, per dirlo chiaramente. E poi è stata adottata una tecnica particolare di scrittura, in cui Riccardo è molto bravo, perché questo è il suo secondo libro, il primo è il Vi dichiaro uniti, che è uscito a novembre del 2019, che è la tecnica dei capitoli brevi, che è un po' un piccolo trucchetto, un inganno dal punto di vista editoriale, no? Perché tu incominci a leggere il libro, trovi questi capitoletti, allora tu dici, guarda, durano 4-5 pagine, no? Tu dici, vabbè, ora lo assaggio il libro. Allora tu lo assaggi, ti leggi i primi due capitoli, dici, vabbè, ma siccome poi il prossimo capitolo è 4 pagine, fammene fare un altro, poi un altro, poi un altro. E se la cosa capita di sera, spesso ci dicono, ce lo dicono i lettori, io mi sono trovato a finire il libro alle 3 di notte, ecco, quindi è incalzante da questo punto di vista. Mi taccio. Grazie Marco per le tue riflessioni sulla lettura, sull'importanza e soprattutto per il tuo impegno con la casa editrice, perché gli editori sono degli eroi, sono proprio coraggiosi, soprattutto gli editori non a pagamento, quale presumo tu sia. Quindi diciamo che chi crede in questo, negli autori, perché anche così come c'è bisogno di fare presentazioni di libri per far conoscere gli autori, c'è bisogno di chi ci crede e faccia uscire il tutto, che non è solo la stampa, ma c'è un lavoro immane dietro a promozione, a editing, c'è tutto un mondo dietro la nascita di un libro. Quindi quando noi poi stringiamo tra le mani il nostro testo come autori, siamo veramente orgogliosi, come se fosse un figlio spesso, no? Quindi grazie anche a chi ci crede, agli editori che danno la possibilità, insomma, di esprimersi. Ritorniamo al nostro libro. Se vuoi ti racconto un paio di aneddoti della casa editrice. Va bene, va bene. Ora diamo un po' di spazio alla storia di Riccardo e alla Compagnia del Lupo. Allora Riccardo, tu nel libro fai molto riferimento al territorio calabrese, come hanno già anticipato sia Floriana sia Marco. Ci sono descrizioni, cenni storici, racconti e tradizioni. Per esempio parli della tradizione delle magare, ma anche i soprannomi delle famiglie, che in genere riportano qualche caratteristica fisica, qualche difetto. Queste tradizioni, che per noi calabresi sono comunque cose normali, no? Sono spesso anche poco conosciute, soprattutto dalle nuove generazioni. Magari noi ancora adesso ce li ricordiamo, però quelli un pochino più piccoli non lo sanno. Ma tu nel tuo testo, che comunque è un testo adatto anche ai ragazzi, ne parli. Cosa ti ha spinto a parlare di queste tradizioni, come comunque questo fatto dei soprannomi o la magara o altre cose che citi nel testo? Anche questa è una bella domanda che non mi è stata mai fatta. Innanzitutto perché io voglio che le leggende e le storie non vengano dimenticate. Anche perché quando facevo e faccio le escursioni mi piace parlare con gli anziani del luogo, anche quando prepari un'escursione. Quando tu prepari un'escursione cerchi di mappare il territorio, scopri i toponimi, scopri appunto delle storie che ti vengono raccontate da persone che abitano il luogo, e quindi è normale che, ad esempio, un posto che io cito nel libro, che è Ucchiano du Magaro, cioè il piano del Magaro. Il Magaro sarebbe la persona che viene definita, non tanto mago, però una persona che ha
Sì, brava, più stregone, esattamente. Mi piace che queste persone abbiano un loro ricordo e che non vengano dimenticati, anche perché noi facciamo tanto uso dell'inglese, giustamente, non dico di no, però mi piace molto il dialetto, mi piace molto la storia dei luoghi, mi piace moltissimo l'idea che delle tradizioni anche di fate piuttosto che di donne che venivano viste, non lo so, dai bambini, e me ne sono state raccontate tante, poi non le ho potute mettere tutte nel libro, ma magari le metterò negli altri, non vengano lasciate, come dire, alla storia e quindi alla polvere. È bello che, come nelle favole, vengano tramandate e raccontate, come i cognomi, tu dicevi, anzi no, i soprannomi. Lo stesso Lupo, bene o male, nasce dal fatto che la mia famiglia, da parte di mio padre, a San Biase venivano denominati i Lupi. Ma ce ne sono tanti soprannomi che io conosco nella Metina e non solo, nei paesi che ho girato, ognuno aveva dei soprannomi come famiglie oppure come facenti parte di una categoria di persone. Infatti Luigi viene soprannominato perché si soprannomina lui così, essendo una persona della montagna, capa di Irtaro, dei termini che comunque vengono a designare delle cose che chi è del luogo sa e che magari i giovani ancora non conoscono se hanno, magari, non so, i genitori contadini o i nonni. A me piace l'idea di dover tramandare queste parole, queste storie, leggende, e ne voglio fare un piccolo libro che sia non soltanto una guida, perché molti potrebbero dire scrivi una guida turistica. Io invece preferivo più ambientare un fantasy, non in America, non in Inghilterra, ma nella mia Calabria, nella mia terra, con le leggende che esistono, perché abbiamo i miti greci, abbiamo i miti delle leggende norrene piuttosto che di altre leggende nordiche, però abbiamo anche i nostri miti, quindi perché non parlare delle nostre leggende, perché non parlare delle nostre storie? E io ho cercato di racchiudere in questo primo volume, perché questo è solo il primo, delle leggende e degli input che possono dare alle persone, non so, l'idea di poter andare a visitare il Colle dell'Infinito piuttosto che altri luoghi che metterò anche nei futuri libri. Si vede che conosci bene il territorio e soprattutto c'è un profondo amore nei confronti del territorio che ti ha spinto poi effettivamente a raccontare una storia così particolare all'interno della Calabria e del luogo in cui tu risiedi. Il territorio calabrese quindi è protagonista del libro come Riccardo. In realtà io volevo leggere un pezzettino che mi ha particolarmente colpito delle descrizioni. Io poi mi occupo di turismo, quindi quando leggo queste descrizioni dei luoghi, proprio Polveracchio, ribattezzato il Colle dell'Infinito, in località Acqua Fredda, era una delle mete predilette. Al tramonto potevi ammirare uno spettacolo unico, tutto il golfo di Lamezia, illuminato dai colori del cielo e incorniciato dalla bellezza del mare. Già nel 1101 si parlava di questo luogo come una zona ventosa. Riccardo d'Altavilla aveva dato al vescovo di Nicastro il terreno in questione. Ha un panorama fantastico e lo sguardo si perde davvero nell'infinito, anche perché nelle giornate terse è possibile ammirare anche l'Etna e le isole. Queste sono cose che noi vediamo ogni giorno, no? È l'istmo più stretto d'Italia e si attraversa in 30 chilometri. Fu definito così per la spettacolarità del luogo, in quanto l'enorme collina che si apriva al visitatore permetteva di vedere, a perdita d'occhio, un immenso prato di fiori, la cui fine veniva delimitata da una bordura di alberi che crescevano proprio alle pendici del colle. Da lì era possibile ammirare tutta la piana di Lamezia, abbracciando il Monte Mancuso, il Reventino, sino all'altra parte del Golfo, Gizzeria, eccetera. Luigi mi spiegò che questo luogo ha anche un'importanza storica, perché nel 1959 il signor Rocca, mentre alcuni componenti della sua famiglia si recava a frantumare delle rocce, da portare ad Acqua Fredda per costruirsi casa, si imbatté in un ritrovamento di 56 stateri argentei sibaritici, raffiguranti il Pegaso alato, che sono riconducibili al VI secolo a.C. Proprio quando parliamo di archeo, quando diciamo archeofantasy, tu inserisci nel testo comunque
anche tanta archeologia, tanta storia, tanti fatti storici, ed è una cosa interessante, perché quello che dicevi anche prima, che molti fantasy famosissimi ambientati in Nuova Zelanda, in Inghilterra, partono da luoghi piccoli come i nostri. Perché un domani magari la Compagnia del Lupo non possa diventare un manifesto, insomma, della Calabria, di un fantasy nato in Calabria? Io te lo auguro. In queste descrizioni di luoghi di cenni storici, parli anche di curiosità poco conosciute. Non solo parli dell'Ametino, ma parli anche del Castello di Cleto, oppure ti spingi fino a Sera Stretta parlando della Rabbina. Come mai hai scelto proprio questi luoghi? E perché hai deciso di lasciare tanto spazio al territorio proprio come protagonista? Perché io l'ho inteso proprio come un protagonista, così come le persone di cui tu parli. Altra bella domanda, non me le fa nessuno, guarda, devo farti i complimenti, davvero. E i protagonisti sono i luoghi, perché quando tu vai a fare un'escursione, l'importante è la compagnia sicuramente, però se ci vai da solo ti innamori dei luoghi, ti innamori dei paesaggi, ti innamori, che ne so, della faggeta di Serra Stretta piuttosto che del Castello di Cleto, della storia che ci sta dietro. Io non sono di Cleto, io sono originario di Lamezia, ho imparato la storia di Cleto, quindi quando tu sai, impari, perché hai la voglia magari di scoprire, perché sei curioso, che Cleto deriva da Cleta, e quindi ti riporta alle storie delle Amazzoni, ti riporta indietro veramente di secoli. Quindi per uno che ama la storia, per uno che ama il territorio, i luoghi sono la cosa fondamentale, il preservare i luoghi. E io ho messo sì Serra Stretta, per esempio l'esperienza con la Rabbina è un'esperienza vera che ho effettivamente fatto, e poi ho anche inserito altri passaggi anche della cultura ebraica all'interno del libro, ma inserirò altri luoghi nei futuri due libri, perché dovrebbe essere una trilogia, anche se poi alla fine non lo so se sarà oltre la trilogia, però sicuramente voglio inserire altri luoghi calabresi che per ragioni di tempo e per ragioni di spazio non ho potuto inserire nel primo. Quindi per me i luoghi sono fondamentali, i luoghi della mia terra prima di tutto, ma io penso che i luoghi d'Italia, del mondo. Però siccome vivo in Calabria, volevo, come dicevi tu, creare un genere fantasy calabrese che potesse ben sposarsi con... Io per esempio quando lo scrivo, continuo a scrivere perché sto scrivendo anche il secondo e il terzo, lo immagino come una serie Netflix, perché immagino dei personaggi che effettivamente vivono e prendono vita. La mia fantasia mi spinge, quando scrivo un libro ad esempio, a immaginare le scene. Per cui non solo quello che ho vissuto, quindi i luoghi che ho visitato personalmente, ma anche collegarli, come sono stati collegati ad esempio Lamezia e quindi il Colle dell'Infinito con Cleto, per renderli ancora più vivi, non soltanto nell'immaginazione del lettore che va ad approcciarsi nella lettura del libro, perché il lettore deve immaginare sì la scena che io gli pongo davanti, ma deve scoprire che all'interno magari di un comune come Cleto, ma anche come San Lucido, ci sono delle leggende che nessuno di noi conosce e che meritano di essere scoperte e che potrebbero essere anche l'ambientazione di un film, di una serie TV. Io spero veramente vivamente che non soltanto questo mio racconto, ma anche altre persone possano decidere di ambientare delle storie, anche fantasy, piuttosto che storie di avventura, che possano attirare anche i ragazzi, piuttosto che persone meno giovani, perché la Calabria è un tesoro dove, parlo anche dei briganti, cioè ci sono tante storie che potrebbero essere ambientate in Calabria, c'è soltanto la voglia di farla diventare una realtà. Io nel mio piccolo lo sto facendo dal punto di vista letterario, perché conosco quel genere e lo faccio mettendo nero su bianco. Ciò non toglie che un domani possa diventare qualcos'altro. Mai disperare, anzi io punto sempre in alto. Come era quella frase che diceva, bisogna comunque guardare il cielo, qualche volta avremo visto le stelle, stessa cosa. Noi te lo auguriamo, perché questo è lo spirito giusto per realizzare grandi cose nella vita. Nel tuo libro dai molta importanza al bosco, le sue creature lo rendono un luogo magico in cui perdersi e poi ritrovarsi, ma è un luogo anche da difendere e salvaguardare.
Nel tuo libro c'è per caso un messaggio ecologista anche? Direi proprio di sì, c'è un messaggio ecologista che inizia con il primo capitolo, che è la 40ª porta, e andrà avanti, ma proprio perché il bosco con le creature del bosco sono a preservare. Io penso che anche lo stesso lupo, sai, si dice spesso che il lupo si sta avvicinando e sta scendendo dalle montagne, ma perché scende dalle montagne? Perché l'uomo, l'essere umano purtroppo, ha depredato i territori, ha costruito, ha fatto di tutto e di più. Quindi noi come esseri umani dovremmo pensare forse che l'idea di natura che abbiamo nella nostra mente forse non è proprio quella giusta. La natura sarebbe rispettare davvero un po' il territorio, ad esempio le costruzioni in cemento piuttosto che anche la pulizia dei boschi, ma io dico lo stesso rispetto proprio degli animali. Noi non possiamo pretendere di parlare di natura quando siamo i primi, ad esempio, a inquinare o a vivere in maniera non idonea. Io ne faccio un messaggio nel libro perché le creature del bosco per me rappresentano anche un'immagine di qualcosa di non tanto innocente, nel senso che loro si sapranno difendere da sole. Infatti in futuro io vi spoilerò che ci sarà sicuramente una piccola ribellione, chiamiamola così, e un po' la ribellione la fanno anche i protagonisti, perché vogliono preservarlo questo bosco. Il bosco è un luogo come se fosse una casa, le pareti sono gli alberi, quando tu entri nel bosco, sia che sia di giorno sia che sia di sera, sei in un'atmosfera ovattata dove sei soltanto tu con la natura e i suoni del bosco. Non c'è un altro posto simile che ti dà questa pace. Quindi perché distruggerlo, perché bruciarlo? Perché io, quando penso ad esempio agli incendi che purtroppo subisce un bosco, per me è veramente un colpo al cuore, perché non credo assolutamente nell'autocombustione delle cose. E non so come possano esserci persone che decidono di uccidere un bosco che magari ha centinaia di anni, o degli animali che ci vivono dentro. Ovviamente io non auguro il male a nessuno, però di certo penso che la natura vada preservata con tutto quello che abbiamo, perché è finito la natura riesce a sopravvivere, è l'essere umano che non sopravvive alla natura, perché l'evoluzione ci porta a capire proprio questo, l'evoluzione e la metamorfosi che avviene nel personaggio del lupo, è proprio questo, una metamorfosi che cerca di ritornare indietro. Cioè, uno pensa che l'istinto sia qualcosa da cancellare perché la cultura, il fatto di considerarci civili ci renda migliori, magari, non so, di un essere considerato non senziente come un animale. In realtà forse l'istinto primordiale, che è quello proprio, non dico della rabbia, però di seguire quello che è la natura, può salvare probabilmente l'essere umano dall'autodistruzione di se stesso. Grazie Riccardo. Adesso andiamo più nel profondo. Quanto c'è di Riccardo nel personaggio del lupo? E come avvia la ricerca di sé e dei sigilli? Allora, sicuramente del personaggio c'è molto. C'è molto perché la ricerca di sé parte proprio dal fatto dell'accettazione di sé. Alle volte si passano dei periodi della vita in cui siamo arrabbiati con noi stessi e siamo arrabbiati con gli altri, quindi dobbiamo trovare un modo per gestire non tanto la rabbia che scaturisce da un evento, quanto la comprensione di noi all'interno di un mondo. Io sono riuscito a trovare un equilibrio, ad esempio, mettendo me all'interno non soltanto del personaggio del lupo, perché quando faccio parlare i personaggi, ovviamente sono loro che parlano, però c'è anche un pezzettino di me in ognuno di loro, quindi io voglio bene a tutti i personaggi. Non penso proprio che il protagonista debba essere per forza il lupo, perché poi veramente è il branco, in questo caso la compagnia, i protagonisti, e in tutti loro c'è un pezzettino di me. E la ricerca di sé nasce proprio da questo, dal fatto che la parola diversità, infatti il lupo si sente diverso nei confronti degli altri, può esserci anche in Fabio, che è un disabile, però dimostra al lupo, il protagonista, e a tutti gli altri
che lui non è disabile, sono disabili gli altri perché magari si fermano ai problemi, lui invece cerca di risolvere i problemi, cerca di trovare delle soluzioni e probabilmente questa è il senso della ricerca di sé, cioè non fermarsi a un problema, cercare delle soluzioni al problema, perché la soluzione o le soluzioni esistono. Alle volte dobbiamo guardarci intorno e soprattutto dentro di noi, ma anche intorno, per cercare persone che possono darci qualcosa, persone diverse stranamente, che però hanno quel filo conduttore che ci somiglia, perché magari noi non avremo mai la fortuna di trovare una persona identica a noi, è meglio così, noi dobbiamo trovare persone simili a noi ma diverse, uniche nella loro, come dire, unicità, scusate il gioco di parole, perché ognuno di loro riesce ad essere poi alla fine parte di noi e insegnarci qualcosa che da soli non riusciremo a imparare. Perché la lezione è questa, probabilmente, che lui imparerà nel corso, insomma, dei capitoli, è che malgrado lui si senta unico, ma non unico in senso positivo, unico e solo, perché non capisce come mai capiti a lui questa cosa, probabilmente tutti gli altri gli fanno capire che è l'accettazione di sé, qualunque essa sia, la cosa più bella che ti può fare la natura. Quindi in questo caso la natura stessa ti sceglie perché tu sia così e non ti devi rinnegare mai, ma essere orgoglioso di quello che sei, qualunque cosa tu sia. L'importante è che segua l'istinto, perché l'istinto è la cosa che ti salva e ti rende unico agli occhi del mondo stesso. Questo discorso si può applicare anche a Fabio come personaggio che hai già menzionato. Fabio è un personaggio che, nonostante i problemi di salute che ha, non si arrende di fronte a nulla e sprona il gruppo a fare altrettanto. Penso che in parte hai già risposto a questa domanda. Questo è un messaggio che tu vuoi dare, il fatto di non arrendersi mai, al di là dell'accettazione di se stessi, ma proprio il fatto di non arrendersi mai. Io penso che fino a quando uno abbia voglia di vivere ci sia davvero speranza. Cioè, il fatto di esistere, mi spiego meglio, uno potrebbe dire, sai, sono disabile, mi chiudo nella mia stanza e non faccio altro. Invece no, io conosco disabili che riescono a fare qualunque cosa, quindi il disabile poi alla fine è l'altra persona, quella che è cosiddetta abile, che abile poi non è, che magari si piange addosso e non va avanti. Fabio nel libro è, ed è una persona poi reale, Fabio nel libro è una persona che ha una via di mezzo tra Stephen Hawking, Nikola Tesla, Albert Einstein, però ha anche c'è una certa ironia, perché lui riesce a prendersi in giro, riesce a ribaltare la situazione, riesce a non essere vittima, ma riesce a essere lui, anche se non considero, diciamo, i protagonisti dei supereroi, però considero lui il vero supereroe della situazione, perché lui riesce a fare dei sacrifici e a far vedere, diciamo, il mondo per com'è realmente, perché è quello che ha più fede, diciamo, nelle risoluzioni delle cose, ha più fede nell'amicizia, sprona le persone a reagire. Quindi in questo caso la disabilità alle volte è negli occhi di chi si vede la possibilità di fare una cosa. Fabio è apparentemente e realmente, in una parola, possibilista, cioè lui crede che tutto sia possibile e lo trasmette a tutto il gruppo, perché tutto il gruppo alle volte ha bisogno proprio di una persona che la guarda e dici, ma ti rendi conto, lui in quelle condizioni, magari non so, sulla sedia a rotelle si è costruito un esoscheletro, è una persona così intelligente e riesce a dare le soluzioni a persone che invece potrebbero trovarle tranquillamente. Quindi un limite non c'è se il limite non te lo metti tu, e Fabio non ha limiti proprio perché ha la voglia di superare i propri limiti. Un bel messaggio di motivazione, il fatto che se c'è la motivazione c'è tutto. Nel tuo testo ci sono anche degli antagonisti, come in ogni storia che si rispetti, no? In questo caso sono rappresentati da una potente e nobile famiglia che pretende di detenere il sapere e la cultura. E quanti ne conosciamo? Quanto di questo è ispirato alla tua esperienza personale e alla realtà calabrese, che ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Non vogliamo i nomi, però
Ti sei ispirata a qualcuno in particolare quando hai pensato a queste famiglie nobili, ancora discendenze? Allora, guarda, si parla spesso di caste. Io penso questo, penso che alle volte in ogni realtà, San Lucido piuttosto che la Mercia. Perché? Suona me. Il mio editore è sempre preciso in queste cose, diciamo. Sì, allora, i calabresi gesticolano, è una cosa, io sono calabrese quindi gesticolo tanto, questo se è... gesticolo di qui non... Se gesticolo di qua ti colpisco, stai attento. Quindi, gesticolando sempre, ci sono delle caste, la casta degli editori per esempio, vabbè, a parte questo, a parte gli scherzi, no, sì, ci sono delle famiglie che secondo me, ma io mi sono ispirato sì a delle situazioni reali che ho vissuto e che mi hanno fatto meravigliare soprattutto per quanto riguarda i beni culturali, perché io penso che nei musei, negli archivi dei musei ci siano tanti di quei tesori che magari andrebbero esposti, ma ovunque, in Calabria, la Calabria è un tesoro stesso, noi camminiamo alle volte su luoghi dove magari è stato rinvenuto un monile, poi dove finisce in un cassettone di un museo e non lo vedremo mai, invece in altri posti del mondo fanno tutto il contrario. O nelle case private, bravissima, perché ci sono molti quadri, ad esempio, nelle case private che io per esempio poi ho visto dopo, magari perché il proprietario ha dato il benestare a poterlo... Questo è come i libri, anche ci sono molti libri che noi non abbiamo la possibilità nemmeno di visionare perché fanno parte di collezioni private. E diciamo che il protagonista cattivo, insomma, di questa avventura fa proprio questo. Siccome loro invece sono per la libertà della cultura, perché tutta l'umanità possa, diciamo, beneficiare delle scoperte, piuttosto che anche della storia passata, che alle volte viene, come dire, centellinata soltanto da chi la possiede, quindi dispensata soltanto al momento giusto e soltanto a chi fa parte magari di una determinata nicchia. Invece loro pensano proprio il contrario, è che bisogna sapere quello che è giusto esista, proprio perché l'uomo esiste perché ha voglia di conoscere. Noi siamo frutto della conoscenza. Conoscere un libro, leggere un libro, leggere più libri arricchisce tantissimo, perché è vero che espande i neuroni, espande la mente, ma ti permette di a tua volta fare delle ricerche. Un libro non nasce solo ed esclusivamente da delle storie che io ho carpito ovviamente ascoltando, nasce da delle ricerche che ho fatto su testi anche storici trovati magari ad esempio in rete, perché non avevo la possibilità di consultare l'originale, e invece magari l'originale aveva la possibilità di farmi percepire delle cose in più. Quindi penso che nel mondo in cui viviamo sarebbe utile che chi detiene, non so, appunto delle collezioni private piuttosto che dei libri, li possa mettere a disposizione dell'umanità stessa, perché l'umanità si evolve soltanto se condivide e non se tiene la cultura o un qualcosa per sé. Quindi la condivisione dovrebbe essere alla base dell'umanità e dell'essere umano, che poi è anche nella parola amicizia. Loro condividono praticamente tutto e lottano contro chi non condivide, ma in realtà depreda, perché vuole tenere per sé la conoscenza, e la conoscenza invece va divulgata, perché se l'uomo, l'essere umano, vuole evolversi deve per forza condividere, e allora sì che ci possiamo definire esseri umani, altrimenti non siamo nemmeno degni di chiamarci bestie, perché le bestie sono molto più umane di noi. Penso che messaggi in questo libro ce ne siano tanti. Hai lanciato una serie di messaggi importanti, ma qual è quello che ti sta più a cuore? In questo libro qual è il messaggio che vorresti arrivasse di più ai tuoi lettori? Allora, il messaggio di questo libro in particolare probabilmente sta racchiuso nel finale del libro. Io penso che niente alle volte è come accade, e quando uno pensa che le cose siano finite è proprio là che invece non è finito nulla. Quando alle volte si perde una persona, io penso ad esempio a Fabio, perché Fabio purtroppo è venuto a mancare un po' di anni fa, e io ho deciso di comunque
farlo rivivere in questo libro. Io penso proprio questo, penso che nella vita uno non deve riflettere troppo sulla fine, uno dovrebbe vivere l'oggi, il qui e ora. Quindi il messaggio di questo libro è: non vivete pensando troppo al passato o pensando troppo a quello che sarà il futuro. Bisogna vivere l'oggi per cercare di salvare poi il futuro e preservare il passato. Quindi questo è un messaggio che vuol dire: vivete adesso, non siate gli schiavi di un passato che non potete cambiare o di un futuro che non potete conoscere. Quindi per me il messaggio è: se volete salvare il mondo fatelo adesso, se volete cambiare voi stessi cambiatelo adesso, cambiatevi adesso. Non è impossibile cambiare se stessi. Il senso di questo libro è anche un po' la metamorfosi, perché il protagonista, diciamo, si trasforma sì per la rabbia, ma vi posso spoilerare che alla fine scoprirà che forse non è soltanto la rabbia a cambiarlo in quello che lui crede sia il lupo. Quindi la ricerca di sé non finisce mai, quindi l'importante è iniziare adesso e non procrastinare in futuro un cambiamento. Quindi qualunque cambiamento uno desideri nella propria vita, una persona desidera, deve fare in questo istante. Dire basta al rinviare oppure scrollarsi di dorso le persone che ci dicono no, ma tanto, assolutamente. Parte tutto da noi e parte tutto da oggi. Se uno decide di cambiare, lo fa adesso. E la compagnia del lupo nasce anche da questo, dal desiderio di metamorfosi e di cambiamento che ognuno di noi c'è e che alle volte stenta a partire perché non siamo pronti. Però arriva un momento in cui siamo pronti e il cambiamento arriva. Io ti ringrazio tantissimo, perché non è stata solo una presentazione di un libro, ma è stato davvero emozionante descrivere queste emozioni, descrivere queste vicende. Poi ti dico, quando hai parlato del tuo amico che hai voluto far rivivere, mi stavo per mettere a piangere, perché veramente è un gesto nobile, no? Andare a ricordare attraverso le pagine di un libro che sono immortali, no? Hai reso immortale il tuo amico, quindi hai fatto veramente un gesto bellissimo raccontandolo nel testo. Non so se qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda, se avete delle curiosità per Riccardo, anche per l'editore, delle richieste, loro penso siano disponibili a rispondere. Nel frattempo ripasso la parola o a Floriana o a Marco se vogliono concludere. Io vi ringrazio tutti per la presenza e ringrazio voi per essere stati i nostri ospiti, è stata veramente una serata molto molto bella e profonda. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Io passo a te la parola per le conclusioni, però davvero lo scambio avviene proprio in questo momento, cioè quando si presenta un libro probabilmente accade questo, accade che tante empatie inizino a convergere e nascano delle compagnie magari improbabili che poi magari si possono ritrovare in altre occasioni. Quindi magari in questo momento è nata una compagnia, noi lo sappiamo, e l'importante io penso che sia anche, ripeto, coltivare l'amicizia, perché l'amicizia nasce spontaneamente ma va alimentata anche da piccole attenzioni quotidiane. Quindi vi ringrazio, passo la parola all'editore, perché se no l'editore, se non dice questa parola che già immagino, no, pensavo che dicessi di acquistare il libro. No, non faccio delle conclusioni perché non sarebbe, diciamo, giusto e corretto nei confronti dell'autore. L'unica cosa che posso dire a conclusione di questo incontro è: se qualcuno di voi comunque ha delle domande, appunto, vi invito anche oppure delle riflessioni, insomma io sono disponibile a passare il microfono. Se volete portare a casa, voglio dire, l'emozione di questo libro, noi abbiamo portato le copie, quindi al banco lì in fondo è possibile acquistarlo. E quindi non so, chi si fa avanti per una riflessione oppure una domanda? Prego, prego. Io sono una collega di Riccardo, l'ho conosciuto da poco, però ho letto il libro che ho trovato bellissimo. Lo conosco i territori, ma me li hai fatti rivivere in un modo diverso. Ho lavorato sulla Lamezia, anzi continuo a lavorare sulla Lamezia, e ho
ho visto per la prima volta il territorio di Valle Ricciardo, Acqua Fredda, Cantarelle e ho riconosciuto alcuni dei tuoi amici. Sinceramente li hai descritti così bene che non ho avuto dubbi. Il territorio invece l'ho visto in modo molto molto diverso, in un modo in cui io non l'ho visto, cioè io l'ho visto molto superficiale e bellissimo, è un posto che mi è piaciuto da sempre, però tu hai reso proprio i particolari così interessanti che adesso mi vorrei andare a rivivere con altri occhi, quindi è una stata bella, bella. E se mi inviterai la compagnia. Grazie. Quindi, complimenti. Grazie. Bene, qualche altro, altra che vuole fare una domanda o aggiungere qualcosa? Forse Floriana, l'assessore, per concludere, per se concludere, non c'è più nessuno. Allora, è una conclusione, la conclusione di un momento di condivisione molto bello, no? Perché abbiamo scoperto in Ricciardo. Devo dire che la tua opera attraverso il tuo pensiero, attraverso le tue riflessioni. No, tieni di là, no, che sei rivolta magari verso di là, se no. Sì. Che hai fatto, che sono veramente riflessioni profonde. E ci hanno fatto capire che persona bella persona sei. Cioè, siamo felici di aver conosciuto sia Marco che Riccardo e anche questa che abbiamo fatto insieme ovviamente insomma la rende ancora più preziosa. Io non posso che ringraziare tutti per la partecipazione. Perché ci credo davvero a questi momenti in cui si creano le compagnie, dice Riccardo, perché poi la compagnia si crea quando si condivide, e condividere un'esperienza culturale, un'esperienza di riflessione è sicuramente arricchente, sicuramente ce ne andiamo un pochino più ricchi rispetto a come siamo. E in questo momento insomma lo dobbiamo proprio a loro, a Riccardo e a Marco. Grazie, auguro che questo libro che abbia il successo che merita e che Riccardo vada avanti nella sua, sia Riccardo che Marco vadano avanti nella loro carriera, per loro e per la Calabria.